tutto bene? Come va? Insomma, sempre di corsa. Ciao, tutto bene? Ciao ragazzi! Se non c'è roda non possiamo stare. Andato via? Sì, mi tolgo. Oh, là! Ci sta quella freccia, quello che viene di controvano, non ci cammina di senso obbligatorio, sì, molta gente ancora la pensa che sia la metto in freccia di brutto da dicitello, sì, è la famosa, e qui è pista, c'è carrabile, c'è pista pedonale e c'è pista ciclabile, ci vediamo e giardino, giardino anche lì. E giardino, no. Marini, ci spiega per favore i cittadini che devono raggiungere quei palazzi lì, come ci arrivano? Abbiamo già risolto. Come? Abbiamo già risolto. Ci dica come? No, alle 3 si vedono, ci sono delle idee, tutti insieme si decide come... Tutti insieme con chi? Anche i cittadini? Sì, sì. Alle 3 dove? Chi abita a Via Berna. A Via Berna ci vediamo? No, chi abita a Via Berna hanno già stabilito un incontro con i nostri tecnici, con i vigili, per risolvere il problema. Ah, meno male. Perché costruttivi nell'interesse della città. E non cerco sicuramente visibilità, io personalmente non cerco visibilità come l'ha fatto molti personaggi politici che hanno cercato visibilità che io ho condannato. Perché se io c'ero a lottare con i cittadini che stavano qui, beh, loro devono stare anche loro in primis a lottare da fianco a noi. Noi questo non lo dimentichiamo. No, ci tengo a dire questo perché io non ce l'ho con il sindaco, con la coca. Voglio che le cose amministrativamente quando si fanno si iniziano, portano disagio giustamente, però il disagio sia relativo a quella che è la fattibilità e la realizzazione dell'opera, non a fare chissà che cosa, insomma, molto superficiale, insomma. Sono contento, mi sono battuto per questo qua, vedo che la fontana viene ripristinata, viene che la cosa lì aumenterà un po' di traffico, diciamo che è stato, il piano è stato stravolto comunque, perché nel piano originario non era così, però comunque tutto sommato, insomma, almeno siamo riusciti a recuperare in parte un gap che prima, che di non realizzabilità, insomma, almeno si è, diciamo, è portato a fine, insomma, e che adesso mi auguro che la messa in sicurezza da Monti Lepini si faccia subito e che nei tempi tecnici, ossia che il comune abbia la consapevolezza, come si fa molte volte in opere pubbliche, in chiave in mano, ossia io la realizzazione la vedo lì, altrimenti metto la penale alla ditta che non costruisce. Questo lo dice la legge. No, lo dice la legge, ma non è stata mai Giuppicchi. Ossia, siccome non è stato mai applicato un qualche cosa, se io faccio questo, è come qui l'ACMAR. È un paese, no? Lo so. Dove uno non si scandalizza più. No, a me fa piacere vedere una persona che si scandalizza. Allora, siccome io non è che mi scandalizzo per questo. Non mi scandalizzo per questo. Senta, ma sottolineerei anche che venga fatto creando il meno disagio possibile ai commercianti che li stanno rovinando. I commercianti li stanno rovinando. E allora ci stanno i modi, i sistemi per far lavorare i commercianti, facendolo fare. La responsabilità adesso del comune, chi per esso, la provincia, di poter realizzare le opere. È chiaro che il disagio comunque esso sia. Quando si inizia un'opera pubblica c'è sempre un disagio. È d'accordo, sì, però cerchiamo di alleviarlo. Voglio sapere quando finisce, quando sofferenza debba avere. Questo qui è il problema. E tranne l'ultimo aggiustamento che abbiamo dovuto sostenere. Prego. Stai registrando? No, sto facendo una foto ricordo, sì. È un bel tipo lei, assessore, quindi. In che senso? È una bella figura. E va immortalata. Va bene. Senti, allora a settembre finiamo? Allora sì, ci dicono a settembre, speriamo che la pioggia non ci crei problemi, ulteriori problemi, però insomma siamo alla conclusione. Ma? E dicevo, il costo. Il costo quindi non è lievitato, assolutamente non di tanto, se non nell'ultimo accorgimento che abbiamo dovuto
adottare, perché inizialmente il progetto della trasformazione di tutta la Monti Vetigli era stato concepito per essere di una certa categoria, ovvero concepito per essere di attraversamento territoriale, quindi una grossa strada di attraversamento territoriale dove il traffico poteva avere una velocità di percorrenza X. La piastra aveva nell'impostazione iniziale seguito questa stessa logica, quindi di avere la stessa categoria per le stesse velocità e per lo stesso tipo di traffico. Nel momento in cui è stato variato il progetto della Monti Lepini ed abbassato il livello perché diventerà una strada urbana, anche le caratteristiche costruttive della piastra sono state portate al pari di quella che sarà la Monti Lepini, cioè attraversamento urbano. Ed ecco perché abbiamo dovuto imporre, diciamo, porre in essere alcune trasformazioni, alcune variazioni che ci hanno portato ad oggi a vedere quello che buongiorno, quello che stiamo vedendo, che in parte oggi si apre. Posso fare una domanda io o deve finire? No, volevo solo chiedere, ora i lavori di ammodernamento e di sistemazione che saranno fatti alla Monti Lepini, si terrà conto di rispettare un po' di più i commercianti che sono danneggiati enormemente, stanno piangendo, cioè cercando di fare i lavori in modo che non vadano a nuocere troppo i commercianti? È proprio uno dei criteri che è stato posto nel bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, ovvero quello che avrà minor impatto rispetto alle attività commerciali e ai residenti a ridosso della Monti Lepini. Quindi mi auguro che si vada a cogliere l'elemento che più garantirà il minor disturbo e il minor danno alle attività esistenti.